Sicuramente, Lascio la Calabria dopo tre anni un'esperienza per me unica e indimenticabile, un'esperienza che ha visto eh, tanto lavoro, mh, tanto impegno, eh, non da parte mia ma da parte di tutti gli uomini dei fiammeggiari Calabresi, per me è stata un'esperienza un entusiasmante e la lascio in ottime mani, non in buone mani al collega D'Alfonso che mi... Subentrerà e che sicuramente farà molto meglio nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Ma guardi, io eh, non amo fare bilanci economici, nel senso eh, saldi dei risultati ottenuti che sono comunque di rilievo perché, se pensiamo al settore degli stupefacenti, alla lotta alla criminalità organizzata, abbiamo ottenuto risultati eh, in tutti i settori. Quello che mi lascia. Eh, un, uh, orgoglioso è l'impegno che le Fiamme Gialle Calabrici hanno posto nel fare il proprio lavoro, nel fare il proprio dovere senza, senza risparmio. Questa è la cosa più bella per un comandante, poter avere avuto la dipendenza di questi uomini che continuano convinti del proprio lavoro in un territorio che è difficile, un territorio che ha, ha una serie di problematiche, però questo non, non li fa demordere, non, non li fa desistere da quello che è il loro impegno e il loro dovere. Beh, a livello personale porto una grossa esperienza io ho girato un po' tutte le realtà italiane, realtà, anche altre realtà difficili, però questa calabrese mi ha segnato tanto e mi ha dato tanto. Posso dire che forse è stata l'esperienza più esaltante di quella che è la mia carriera. Io ringrazio di questo i miei uomini, ringrazio l'amministrazione per l'opportunità di aver vissuto questa esperienza in Calabria. Certo, eh, è una terra difficile. Però io sono convinto che bisogna insistere, bisogna cominciare a guardare al futuro, a quel cambiamento che solo con l'impegno da parte di tutti, delle forze di polizia, dell'autorità giudiziaria e quant'altro, si riuscirà ad arrivare ad un, ad un miglioramento quantomeno. Beh, la termine sicuramente eh, ha grosse problematiche, abbiamo visto le grosse attività che sono state poste in essere sia in ambito delle misure di prevenzione con i sequestri che sono stati operati e in particolare, e qui ci tengo a evidenziarlo anche nel settore dell'inquinamento, molto è stato fatto su quella che è la realtà, il team con la Procura di Lamezia, il controllo delle coste, eh, il eh, controllo anche dei campi Rom eh, sulla realtà. Diciamo che c'è stato un, un grosso impegno e continueremo a mantenerlo per cercare di portare... Della legalità e della normalità, quella realtà. Sì, è una realtà impegnativa, però è una realtà stimolante. Io sono orgoglioso e pieno di entusiasmo di venire a lavorare in una regione con millenarie tradizioni e bellezze naturali uniche e eh, sono anche mh, ottimista perché prendo un comando regionale eh, efficiente, grazie al lavoro effettuato dal generale Geremia, che mi consegna eh, tutti i reparti che lavorano nella regione Calabria. Eh, reparti efficienti, reparti attivi, reattivi per tutte le problematiche che ci sono in questo territorio. Certo, eh, per quanto mi riguarda, la mia strategia operativa sarà continuare sulle, sulle linee già tracciate dal generale Genemia, che sono linee che prevedono delle priorità, appunto, come quelle nel contrasto criminalità organizzata, nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, in particolare eh, fondi PNRR, spesa sanitaria e contrasto di tutti quegli illeciti che eh, colpiscono l'economia legale. Questo perché noi ci vogliamo porre come Guardia di Finanza ehm, a favore del rilancio economico anche di questa regione. Quindi vogliamo eh, porre attraverso la nostra attività eh, le fondamenta per dare ai cittadini, alle imprese oneste, tutte le possibilità per eh, operare bene, soprattutto con le indagini patrimoniali. Noi sappiamo che oggi conta più eh, colpire i patrimoni e togliere le ricchezze alle organizzazioni criminali perché eh, ha cambiato, le organizzazioni criminali hanno cambiato strategia, si inseriscono, eh, in, si infiltrano nell'economia allora è lì nell'economia che noi dobbiamo intervenire appunto, attraverso la nostra arma più importante che sono le indagini patrimoniali economico-finanziario. Noi con il nostro comparto aeronavale ci poniamo eh, in prima linea per quanto riguarda soprattutto anche le operazioni di soccorso e in più i nostri eh, reparti aeronavali cooperano con i reparti territoriali in piena sinergia, quindi eh, rappresentiamo una squadra unica che opera sul territorio sia all'interno che sulla costa che come sapete è molto impegnativa e molto lunga.